La grande abbuffata? L'essere umano ha lottato e si sta ancora sacrificando tanto per creare un ambiente comodo e pieno di agi, ma forse, in un'epoca futura, verrà consacrato alla storia come monumento dell'imbecillità inconsapevole. Rispetto alle generazioni che ci hanno preceduto, possediamo un'infinità di beni materiali, dei quali ci accorgiamo più che altro quando dobbiamo traslocare. Abbiamo vite più lunghe, le quali però vengono spesso vissute con alienazione e sotto pressione costante. Gli psicologi evoluzionisti sostengono che abbiamo ancora in latenza, seppur represse, le attitudini dell'uomo cacciatore-raccoglitore, che si manifestano a nostra insaputa nelle più svariate modalità. Una di queste riguarda l'alimentazione. In epoca primitiva era difficile trovare prelibatezze ipercaloriche e, quando ciò accadeva, ci si abbuffava senza remore allo scopo di farne scorta corporea il più a lungo possibile. Occorreva mangiarne a più non posso perché i continui spostamenti dovevano essere agevoli, non assoggettati a sovraccarichi che le spalle non avrebbero potuto tollerare. Come mai ancora oggi, con i supermercati e i frigoriferi pieni, senza alcun timore che il cibo possa venire a mancare, un gran numero di persone si predispone ad esagerate abbuffate? Fatte salve le considerazioni psicologiche individuali e personali e soffermandoci solo sulle considerazioni generali di massa, gli studiosi ritengono che il tutto sia un retaggio del nostro passato nelle foreste. L'istinto di strafogarci di alimenti ipercalorici, a quanto pare, risiede nel gene dell'ingozzamento, tra virgolette ovviamente, e sarebbe utile consapevolizzare quanto sia sciocco assecondarlo. Se ci accorgiamo, per esempio, che nel frigorifero c'è ancora un vasetto di cioccolata, l'inconscio ci dice che un esercito di babbuini potrebbe impossessarsene al posto nostro, così ci affrettiamo a divorarlo. Sarà quindi bene ricordarci che, in primo luogo, non viviamo più nelle grotte e che poi, oltretutto, anche se babbuino fratello si è fregato le nostre ipercaloriche ghiottonerie, male che vada, con un saltino al supermercato potremo rimediare con facilità al sopruso subito. Tratto dal corso Counseling Filosofico. Diventa consulente filosofico. Ti aspetto. Bye bye.